Bene amici, bentornati, terminiamo il montaggio del nostro trascinatore, come da manuale. Fate attenzione che nella bustina è presente anche un piccolo rasamento che deve essere montato. All'interno per impedire che il cuscinetto vada in attrito sull'hub della testa, frena filetti, fate molta attenzione a non esagerare col frena filetti perché se dovesse uscire potrebbe andare a finire dentro il cuscinetto grippandolo. Avete due viti in questa bustina, una da 16, che è quella che stiamo utilizzando, e una da 10, che è quella che va sul supporto anteriore del nostro trascinatore. Fissate, il trascinatore deve essere sempre scorrevole, qua deve essere scorrevole il cuscinetto, mentre questo inserto rimane bloccato. Anche qua dobbiamo mettere il frenafiletti, in questo caso tassativamente verde. Da un lato e dall'altro lato. E voilà, anche questa fase è completata. Controllate che il trascinatore sia libero. Allora, un piccolo quick tip: le manine devono essere libere di muoversi, ma non devono cadere sotto il loro peso. Se dovessero cadere così sotto il loro peso, allora vuol dire che la testa ha il precarico sbagliato, dobbiamo aggiungere dei rasamenti da 2 decimi. Dopo 10-20 voli scollegheremo i linkage principali e se il precarico sarà cambiato, ad esempio le manine cadranno sul loro peso, andremo ad aggiungere un rasamento da 2 decimi. Questa è la manutenzione ordinaria da fare alla testa e comunque il suo setup ideale.